Opla, i 30 anni si iniziano a sentire, eh? Cosa sta succedendo al mercato italiano? Andiamo a scoprirlo insieme, ma prima di tutto, ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale del vostro palazzone. Prima che il video cominci, mi raccomando, io vi ricordo di entrare nel gruppo Telegram per tutte le discussioni e le claim a titolo Pokémon, One Piece, chi ne ha più ne metta. Tra l'altro, piccola chiosa, vi ricordo che questa sera sarò in live qua su YouTube per avere il nuovissimo set di One Piece. E mi raccomando, io vi invito a lasciare almeno 100 mi piace per questo video, eh? Non vi costa assolutamente niente. Cosa sta succedendo in questo momento nel mercato Pokémon? Questa è una domanda che ho visto spesso nell'ultimo mese nei vari gruppi Pokémon, quelli principali dove si postano i vari screen dei prezzi di alcune carte, ma anche all'interno del gruppo Telegram, di altri gruppi Telegram, del gruppo vendite, di Vinted, chi ne ha più ne metta. Semplicemente, ragazzi, di cosa sto parlando? Sto parlando di alcune carte nello specifico, carte chiaramente più interessanti, come in questo caso le ultime che sono state colpite sono un Infernape di Chrono Force, credo, paradosso temporale, la rare bellissima, per carità, anche il Ghastly, ma ci sono tante altre carte che sono state colpite da questa manipolazione. Fermi tutti, perché non stiamo parlando di un interesse smisurato su una determinata carta, non stiamo parlando di qualche tipologia di magia incredibilmente potente che fa sì che una carta aumenta, ma semplicemente, ragazzi, stiamo parlando di manipolazione del mercato italiano. Vado un attimo un po' più a spiegarvelo. Per chi non conoscesse questa pratica, si chiama buyout. È una pratica che viene essenzialmente dal mondo di Magic, che veniva fatta diversi anni fa, totalmente abbandonata, perché è una roba priva veramente di senso. In pratica, in cosa consiste? Consiste semplicemente che un gruppo di persone si mette d'accordo su una determinata carta potenzialmente interessante, bella, diciamo plausibile agli occhi delle persone collezioniste e chi ne ha più ne metta, si focalizzano su una determinata carta che sul mercato evidentemente non è neanche così super presente, cioè magari carte che ci sono in 20, 30, 40 copie e non in carte che ci sono chiaramente in 300 copie, e si acquista la quantità più alta possibile in quel determinato momento. Quando vi dico chiaramente di carte interessanti, le carte che sono state colpite, ragazzi, le potete vedere voi stessi, a partire dal Magikarp, quello di evoluzione a Paldea, che è una carta che comunque è sempre costata 40-50 euro, ma chiaramente non 170 euro. Così come a seguire il Tyranitar, il Raichu, tutte le art rare un po' più interessanti, l'Infernape oggi tocca i 100 euro, il Ghastly ne tocca 70, ma anche alcune art rare sono state colpite, ma per esempio anche altre carte diciamo molto più costose, come il Giratina, che è incredibile, il V-Alternative è passato da 250 euro a magicamente quasi 4 banane e mezzo, se non quasi 5. Il buyout è una pratica, diciamo, sostenibile per chi evidentemente ha un grosso budget, un grosso portafoglio. In pratica continua a monitorare di giorno in giorno quelle che sono le carte listate, fanno buyout delle carte più basse, attendono qualche giorno e le relistano chiaramente a un prezzo superiore. Siete dei cazzo di pagliacci, fatevelo dire in totale onestà, perché io lo so bene che voi vi nascondete dietro a queste cose. Di chi stiamo parlando, ragazzi? Stiamo parlando di alcuni gruppi Telegram privati, che voi chiaramente non potete vedere. Stiamo parlando di alcuni gruppi WhatsApp, dove essenzialmente questi finti collezionisti, che evidentemente non hanno una mazza da fare durante tutto il giorno, si accordano su determinate carte, le comprano tutte e via che si mettono sul mercato. Ovviamente il primo che arriva, che ieri si è visto l'Infernape che costava 10 euro, oggi se lo vede a 90 euro, a quanto lo listerà secondo voi? Ma chiaramente lo listerà a 85 euro e via che parte la catena. Qual è il problema? Il problema è che poi questi prezzi molto alti incontrano il riccone del momento, che magari gli manca proprio l'Infernape, gli manca proprio il Ghastly per finire il set, a lui che la carta costa 20 euro o che la carta ne costa 60 non gliene frega assolutamente niente, e quindi cosa succede? Succede che, ragazzi, si crea un precedente.
perché da lì ne nascono alcune aste, ne nascono alcune diciamo precedenti di vendita magari anche su alcune piattaforme come Vinted o eBay, e da lì ragazzi parte la catena del loro guadagno. Quindi una situazione che si sono creati totalmente da solo, che però purtroppo in alcuni casi porta anche dei frutti. In Magikarp per esempio purtroppo ci sono alcuni venduti che superano tranquillamente i 100 euro. È vero che ragazzi non stiamo parlando di guadagni incredibilmente alti dove la gente manipolando guadagna 1500 euro, però 50 oggi, 50 domani, 50 su 10 carte sono già 500 euro. Come affrontare questa situazione ragazzi? Un vero metodo specifico non c'è. Io l'unica cosa che vi posso chiedere da collezionista, perché a me personalmente alcune carte tipo il Gastly in realtà ce l'avevo nell'elenco delle cose che mi sarebbe piaciuta comprarlo nelle diverse lingue, in lingua cinese, giapponese, italiana, inglese. Chiaramente oggi l'italiana la skippo perché in italiano costa 60-70 euro, in inglese ne costa 10, in giapponese ne costa 5. Quindi chiaramente la skippo, vi prego per favore di non acquistare a questi prezzi folli queste carte, perché date, diciamo, mandato, tra virgolette, a quelli successivi a voi di dover e per forza di cose dover acquistare la carta a una determinata cifra. L'unica maniera per far sì che i prezzi ritornino normali, ragazzi, è ignorare fino a un determinato periodo quelle carte. Su Magic anni fa la gente aveva deciso essenzialmente di fare questa pratica, ovvero abbandonare quelle carte. Poi è inevitabile che per voler di cose, quando una carta ti resta sul groppone, hai speso 1000 euro per acquistarne magari 50 e nessuno le acquista 80-90 euro, è per forza di cose che poi tu le rimetti fuori a prezzo basso, perché a meno che non sei milionario, ed è difficile che in Italia qualche milionario compri infernape in quantità, è per forza di cose che poi le carte ritornano sul mercato a un prezzo abbordabile. Quindi l'unico modo, ragazzi, è non dare seguito purtroppo a questi prezzi. Vi chiedo semplicemente questa cortesia, perché almeno si evita di creare precedenti e si evita di acquistare o dare un valore smisurato. Poi per carità sono bellissime, l'Infernape è clamoroso, è bellissimo, ma che una carta mi costi 8 euro 3 settimane fa e oggi me ne costa 90-100 è totalmente fuori senso. E ripeto, fate qualcos'altro durante la giornata più che altro, invece che manipolare 3-4 carte Pokémon, per favore. Detto questo ragazzi, voglio sapere la vostra qua sotto nei commenti. Sono molto curioso di sapere cosa ne pensate. E signori, per favore, soprattutto quelli nuovi, non pensate che sia qualche hype dovuto a oddio Infernape è collegato magari nuove generazioni di Pokémon del genere. Vi prego, è semplice e sporca manipolazione. Mi raccomando, un mi piace, iscriviti al canale, noi ci sentiamo ad un prossimo video. Questa sera live ore 21 qua su YouTube, vi aspetto, ciao!